Buonasera Daniele Emanuelli, benvenuti alla 32esima puntata dell'anno di calcio di rigore, 32esima e ultima con verdetti definitivi, tra poco ne parleremo con i nostri ospiti, come sempre una puntata ricca di servizi. Questa sera non mi affiancherà la nostra co-conduttrice Veronica Lisotti, ma la ritroveremo ovviamente nella prossima stagione, salutiamo anche lei. Vi ricordo che subito dopo calcio di rigore ci sarà l'appuntamento consueto con Sport Up, tutto su Rimini Calcio e soprattutto sulla vittoria ottenuta sabato scorso della squadra biancorossa anche nella Supercoppa, che ha permesso appunto ai biancorossi di ottenere il triplete in questa stagione. Complimenti davvero al Rimini, ma ci concentriamo adesso sul calcio locale. Iniziamo a presentare gli ospiti di questa serata. Alla mia sinistra troviamo come sempre con un umore particolarmente amareggiato questa sera il nostro opinionista Giacomo Alpini. Purtroppo sì, buonasera a tutti. Umori diversi perché lui ieri l'ha ottenuta sul campo e adesso in attesa del ripescaggio, l'allenatore del Pietracuta, Luca Fregnani. Buonasera a tutti. Troviamo il giocatore, centrocampista del Bellaria, Andrea Renzi. Buonasera a tutti. Ciao Andrea, grazie di essere venuto qui stasera e salutiamo il nostro opinionista Renzo Baldisseri. Ciao Renzo. Buonasera a tutti. Allora, prima di iniziare ricordo anche il numero per interagire con noi, 333 60 94 299, che lo vedete anche in sovraimpressione, è un numero che è valido sia per la messaggistica normale, tradizionale, ma anche per WhatsApp. Vi risponderemo ovviamente in diretta, è possibile anche interagire con noi attraverso la pagina Facebook, la cura il nostro Matteo Zampini, che salutiamo, ricordiamo la pagina Facebook Calcio di Rigore, mi raccomando, scriveteci. Allora, Giacomo, il tuo umore di questa, com'è il tuo umore questa sera? Molto amareggiato, ci avevi sperato fino all'ultimo, poi ieri? Molto amareggiato, sì, purtroppo ieri è andata male, il Bellaria ha perso una partita assurda che nessuno si aspettava, visto gli ultimi risultati dopo 9 vittorie, visto il gioco che stavamo esprimendo e visto anche, permettetemi di dirlo, l'avversario che non è della squadra che ci ha messo più in difficoltà durante il campionato, ci credevo veramente. L'ambiente, l'atmosfera era quella giusta. Purtroppo è arrivato qualcuno dalla Calabria e ci ha segnato qualcosa di negativo, purtroppo. Luca, invece tu sei in attesa di un ripescaggio. Mi spiegavi prima telecamere spente che siamo venuti a conoscenza che c'è una squadra davanti a noi in attesa, davanti a voi in attesa appunto del ripescaggio. Spiegami un po' questa cosa. Sì, diciamo che la Mesa Adenese dovrebbe essere davanti a noi, anche se è un regolamento un po' particolare, nel senso che abbiamo fatto gli stessi punti in campionato, 59, noi secondi e loro terzi, non si capisce perché si vada a guardare la differenza reti, almeno così ci hanno detto, si guarda la differenza reti piuttosto che il piazzamento in categoria. Mi sembra una cosa abbastanza strana, perché penso che valga di più un piazzamento in un campionato che dura 30 giornate, certo, di una differenza reti. Purtroppo il regolamento è questo, se è questo purtroppo dovremmo adattarci, speriamo che la logica non sia l'abbia da padrone, quindi il Pietracuta sia davanti alla Medasenese, e se no comunque in qualsiasi caso saremmo i primi e i secondi per il ripescaggio e tifiamo che avvenga il prima possibile per poter essere pronti il prima possibile. Ecco, tu ti ho già fatto parlare, infatti non a caso è arrivato il primo messaggio della serata che te lo leggo, a Mister Fregnani: è vero che paghi una cena di pesce alla squadra la prossima settimana? L'ASA, grande drago. Ma veramente non la pago io, la paga la società comunque, questa settimana, sì, era già preparata. E venerdì sera abbiamo la cena di pesce, ma la paga la società. Io ti faccio i complimenti adesso in diretta e tra poco saluto anche gli amici di Pietracuta, che vedremo un servizio, un approfondimento proprio legato alla vittoria di ieri. Dateci tempo, una mezz'oretta più o meno intorno alle 8:30 e poi affronteremo anche proprio il servizio inerente alla partitissima di ieri contro la Viss Misano. Andrea, abbiamo sentito Luca, purtroppo il tumore stasera è molto nero, no? Immagino che sei molto amareggiato come lo stesso Giacomo, avete fatto un'impresa incredibile, poi proprio all'ultimo è arrivato il corticello e vi ha spezzato il sogno. Amareggiato e triste perché si era venuta a creare un'atmosfera tra noi ragazzi, con la gente che ci stava vicino, c'era voglia di stare insieme e l'abbiamo dimostrato negli ultimi 2 mesi
Purtroppo il calcio è anche questo, bisogna saper vincere, abbiamo vinto 9 volte di fila, bisogna accettare la sconfitta e purtroppo ripartire il prima possibile, perché più ci pensi più stai male, perché è stata una domenica, sembrava partita bene, poi sono successe una serie di cose che ci hanno portato a perdere, nonostante non meritassimo assolutamente il risultato negativo che è stato. Allora Renzo, prima di mandare il primo servizio della serata, rispondimi solamente a questa domanda. Ieri si sono giocati appunto gli spareggi, playoff e playout. Sei d'accordo con quello che è venuto fuori? Sono passati i Russi in attesa del ripescaggio, Pietracuta in attesa del ripescaggio e il Corticella che si è salvato sul Bellaria. È chiaro che prometto di fare i complimenti sia al Corticella sia al Cervi che hanno vinto le loro rispettive partite. È chiaro, io sono sempre un po' no contrario, però queste due squadre, sia il Corticella sia la Sampierana, non avevano niente da perdere, era solo la vittoria. Probabilmente, ecco, avevano forse più paura sia il Bellaria sia la Sampierana, perché loro a termine di 90 minuti probabilmente sarebbero salvati in virtù del miglior piazzamento. Purtroppo le squadre che venivano da fuori non avevano niente da perdere, però onestamente anche il Bellaria dopo questi 9 risultati utili veramente forse meritava qualcosa di più. Ritornando al discorso, è chiaro che adesso questo Russi ieri ha battuto il giovane, la giovane Cattolica, e anche lei spera certamente in un ripescaggio. Però onestamente non vedo, sono d'accordo con il mister Fregnani, adesso le 8 seconde della prima categoria, so per certo che già 4 sono già promosse in promozione, vale dire quella che ha perso la Coppa Italia con l'Igea Marina e 3. Adesso onestamente so per certo che il Pietracuta si trova nella quinta posizione. È tutto, secondo me, collegato ai verdetti di Alfonsini e gli spareggi di Serie D, Ribelle e di Alfonsini. Se queste due squadre dovessero entrambi vincere, loro sono già in promozione. Mentre invece, speriamo, se una delle due dovesse perdere, ci potrebbe essere anche un filo di speranza. Però io sono convinto che sia il Pietracuta è legato a queste due partite, vuol dire il Ribelle e l'Alfonsini. Allora, io in base a tutto quello che avete detto voi quest'anno in questo studio, tu, Renzo, Giacomo e tutti i nostri ospiti, iniziamo a fare i punti, no? Allora, andiamo a vedere quello che è successo nel campionato d'eccellenza, facendo complimenti ad alcune squadre, affrontando, criticando, elogiandone altre e soprattutto decidendo e decretando i top e i flop. Iniziamo dal punto del campionato d'eccellenza. Servizio. Nel girone B d'eccellenza Torti Rimini bisogna fare i complimenti a Sasso Marconi. Aveva sì dalla sua un importante organico, non sali su tutti, ma è riuscito quantomeno a dare fastidio almeno per due domeniche a Rimini, ottenendo una poltrona in prima fila per poi subire la manita nella partita tanto contestata a Neri per l'espulsione che costrinse Gialloblu a proseguire la gara in 10 unità. Rimane la consolazione del pareggio tra le mura amiche, stoppando i Rimini nei 3 di vittorie utili consecutive, unica squadra a fermare i biancorossi nel girone di ritorno. I complimenti sono meritatissimi per il classe, budget a disposizione sul mercato vicino allo zero, impone in pari sul neutro di Ravenna, Albenelli, a Rimini e perde di misura a Neri. Si staziona sul podio al terzo posto, a meno 1 dalla seconda piazza, impresa playoff per la disfiorata. Altri complimenti per Savignanese e Fiericcione, separate da un punto in classifica, la piccola Cenerentola diventa grande. A Rimini perde di misura, in casa subisce la manita e risulta essere l'unica squadra che non ha potuto fare incasso nel proprio impianto contro i Rimini. Stranezza del calcio odierno, mentre la FIA con la maestria di Righetti da neopromossa si staziona nella quinta piazza. Basi per il futuro ci saranno, rimane da capire dopo Righetti come verrà gestito, mentre il Castrocaro da neopromossa merita le nostre attenzioni. Spegne il sogno di Grassi vincendo il più incredibile dei playoff con 19 lunghezze di distanza dalla seconda, approda in eccellenza conquistando il vecchio posto che in Serie A significava qualificazione UEFA. Gran amica dai due volti, pole position nelle prime giornate di campionato, poi spentosi alla distanza. Fanno ciao Argentano e Sant'Agostino, due vecchi volpi di questo torneo che si permettono di fermare chi sul pari Rimini, addirittura chi di rifilargli la seconda sconfitta stagione, perché la prima i biancorossi la diede quel Faenza. Ritrovatosi nelle categorie più consone da neopromossa, c'è tempo per tornare quantomeno in Serie D. Buon il campionato del Real San Lazzaro, di più non si poteva fare. Dietro la lavagna mettiamo la Marignanese, cura Montalti da applausi, poi allontanamento dopo le indagini della partita col Progresso e da lì in poi sulle sconfitte. Testa già al mare. Più deludente Massa Lombarda e Progresso, ok al reclamo della missione del Rimini torneo d'eccellenza, ma combattere quantomeno valeva il prezzo del biglietto. Ma la più decaduta rimane l'Old Meldola, girone d'andata a ritmo salvezza, quello da ritorno da inferno, problemi societari, Juniores siamo andati in campo e notevoli goleate prese.
A San Piribagno, grande lavoro di Giorgi, ma perso valori, perso metà dei valori della squadra. Cervia da toporro, da campioni a flop, dalla fama alla poca concretezza, quella che ci hanno messo invece Corticella negli ultimi minuti di stagione, Bellaria, che viaggia a ritmo di giovinezza e felicità in una terra dove soldi se ne vedono davvero pochi. Si chiude la favola a Faro, troppo impegnativo il torneo d'eccellenza, trasferte lunghissime, ma campo e gente del posto da applausi, lì dove un calcio è ancora oggi possibile. Bene, in base anche alle analisi che avete fatto voi in questa stagione, ringrazio anche Riccardo Giannini che quando ha potuto è stato sempre disponibile. Cosa ti senti di aggiungere a questo punto? Dimmi se mi sono dimenticato qualcosa, nell'eventualità, qualche sorpresa, qualche complimento in più. No, penso che l'analisi sia corretta. Forse la delusione più grossa è il progresso più che il Massa Lombarda, perché il Massa Lombarda una volta raggiunta la salvezza ha fatto un tipo il Faenza nello stesso andazzo, che ha cominciato a far giocare i giovani e a cercare di trovare l'amalgama per il prossimo anno. Però il progresso, con tutto quello che si era detto all'inizio di stagione, mi aspettavo molto di più, e si è salvato alla penultima con dei pareggi un po' dubbi. Allora adesso vi faccio parlare a te Andrea per quanto riguarda la partita di ieri, poi voglio fare una domanda a Renzo. Stefano, ti pregherei dalla regia se mandassi le immagini del Bellaria della partita di ieri. Ringrazio te Giacomo ed Emanuele che ieri avete curato appunto le immagini e i gol di questa partita. Iniziamo da Andrea, prima parlavi appunto di rammarico, Giacomo ha sottolineato anche la pessima direzione arbitrale. Secondo te, rispetto alle 9 partite precedenti, ieri dove siete mancati? Forse nell'interpretare la partita come l'hanno fatto loro. Noi avevamo 2 risultati su 3, magari avremmo dovuto cercare di gestire la partita, e invece siamo andati all'attacco. C'è anche da dire che andando a vedere le partite con Meldola e altre partite dove eravamo in vantaggio a fine primo tempo, abbiamo cercato di gestire nel secondo, siamo andati in crisi, siamo detti attacchiamo e cerchiamo di chiuderla, e dopo sono successi episodi sfavorevoli che ti hanno condizionato, il rigore prima, l'espulsione subito dopo, e nonostante tutto l'abbiamo pareggiata e a fine primo, al secondo tempo siamo rientrati in campo con la stessa mentalità, e conoscevamo i loro limiti. Dietro erano una squadra dove concedevano, e quindi visti i gol di un mese fa che avevamo giocato contro di loro, cercavamo di puntare lì, e purtroppo loro si sono chiusi. Dopo, alla fine, il terzo gol è stato una cosa un po' dai presa così, eravamo tutti alti, tutti sbilanciati, e abbiamo avuto anche sul 3-2 l'occasione per pareggiarla, e poi alla fine non avevamo davvero più, perché io avevo i crampi, qualcuno non aveva più, è andata così purtroppo. Giacomo, so che avevi una domanda per Andrea, prego, gliela puoi fare. Sì, io più di una domanda volevo fare ad Andrea. Calcoliamo bene i tempi, ragazzi, sì. Perché seguitemi per piacere. Prima cosa, so che ci teneva a dire 2 parole a tutti i tifosi che sono, sono venuti ieri, prego, allo Andrea. Stadio. Sì, ringrazio davvero tutti, perché da 1,5 mesi, 2, sono venuti a darci una mano, grossa mano, e siamo riusciti a riportare gente allo stadio. A Bellaria non si vedeva, ieri c'è stata veramente tanta gente, e io penso che a Bellaria erano anni che non si vedeva così tanta gente. Volevo ringraziarli perché ci sono stati vicini, e è stata creata anche un rapporto di amicizia, diciamo, ed è stato bello. Purtroppo, come ti ho detto prima, c'era voglia di stare insieme anche con i tifosi. Giacomo, la seconda? La seconda forse è quella più spinosa, forse la più cattiva, però mi piacerebbe capire come ha fatto questa squadra a lasciare fuori tutti i problemi che c'erano al suo esterno, e sto parlando di una società che è praticamente inesistente, quindi capisco che magari non possa dire veramente quello che pensa, però mi piacerebbe capire come avete gestito veramente questa società inesistente. Da soli, nel senso che
Abbiamo dovuto fare di tutto, dai magazzinieri no, perché abbiamo veramente avuto uno staff di magazzinieri all'avanguardia e bisogna solo che battere le mani. Abbiamo dovuto fare direttori sportivi, allenatori, preparatori, team manager, organizzare pranzi la domenica, abbiamo dovuto fare tutto noi. Dalla partita con la Sampierana, dove abbiamo perso 1-0, dove c'è stato anche un po' di... Non dico, sono stati dei problemi grossi. Abbiamo detto da oggi in poi non parliamo più di quello che succede fuori dal campo, veniamo qui e abbiamo messo delle regole tra di noi. E da quel giorno in poi, sì, dopo abbiamo perso a classe, abbiamo perso col Riccione, però anche con l'arrivo di Pascale abbiamo ritrovato Foschi, ci siamo un po' ritrovati e ci siamo messi a posto. E l'unica cosa che ci siamo spinto a fare tutto questo è stato il non parlare delle situazioni al di fuori del campo. Fermiamoci qui, adesso facciamo un salto un attimo in promozione, poi torniamo tra poco sull'eccellenza. Pregherei Stefano Papini di rientrare in studio perché ci sono state delle partite importanti, soprattutto ovviamente quella che ha visto il Russi protagonista, ha ottenuto una vittoria importantissima che gli permette di sperare nel ripescaggio contro la Giovane Cattolica per 3-2. Ma prima andiamo a vedere il punto del campionato, quello che è successo, i promossi e bocciati, i top e i flop attraverso appunto il punto della promozione Romagnoli. Servizio. Campionato su di record, quello vinto dal Vigaro che ha conosciuto in questa stagione sole 4 sconfitte, perfetta linea con quello che dicono e chiedono gli allenatori nel massimo torneo italiano quando si tratta di vincere gli scudetti. La Juve non a caso ha perso le stesse partite del rossoblù. Miglior difesa del torneo con sole 20 reti subite, ma terzo attacco del campionato a quota 55 dietro la Giovane Cattolica e Calcio del Duca che nello spareggio playoff ha visto prevalere proprio i giallorossi che hanno inseguito nella precedente stagione la fusione con il Cattolica Calcio. La sorpresa del campionato è stata il Russi. Bello lo sprint iniziale con 8 vittorie consecutive che hanno portato a 24 punti in classifica i falchetti. Poi da lì in poi qualche passo falso, specie tra le mura amiche. Alla fine sono arrivate 5 sconfitte, una in più della capolista Diegaro e 11 pareggi. Proprio il Russi contro la squadra di Scarpellini ha ottenuto 3 dei 6 punti a disposizione. Delle riminesi abbiamo parlato nel servizio a parte. Potremmo fare i complimenti a Calcio del Duca ad un soffio dalla finalissima, mentre il Reda si è perso per strada come del resto il Ronco. Due squadre sorprese all'inizio stagione, ma anche due formazioni che hanno mollato nel momento decisivo, dove perfino in gambettola da nuova promossa è rientrata in gioco, sfiorando l'impresa. Proprio i biancoverdi vanno i nostri complimenti. Il Cotignola ha ottenuto una meritata salvezza raggiunta già da un mese, mentre il Gatteo, una volta ottenuto il punticino della matematica permanenza della categoria, ha improntato i finali di stagione con veduta sulla prossima. Peccato perché nelle prime 4 giornate, 12 punti all'attivo, ci avevano illuso. Savanna, che nello spareggio playout ottiene la salvezza meritata pedendo all'inferno i Bacchia Cesenatico, che va a fare compagnia in prima a un Real Dovadola sorpresissima della stagione prima, poi al Fosso Ghiaia e a Valle Savio, che erano spacciati in verità già da tempo. Giù i cappelli e complimenti anche a Russi e Giovane Cattolica, che hanno dato vita a una finale playoff bella vincente su tutti i punti di vista, mentre il San Pietro festeggia già da tempo grazie alla certezza della finalissima di Coppa, che proiettava la squadra verso il paradiso chiamato Eccellenza. Dunque sì, l'alto verdetto lo sapete già da diversi mesi, il San Pietro in vincoli in virtù proprio della finale raggiunta di Coppa Italia e approda in eccellenza, adesso in attesa appunto il Russi di sapere se ce la farà o meno. Ma andiamo a vedere proprio i falchetti che hanno ottenuto questa importante vittoria contro la Giovane Cattolica per 3-2, partita che si è giocata proprio ieri allo stadio Bucci e che ha messo in vetrina anche Bomber Grimellini, tra l'altro che è stato ospite nei nostri studi a metà novembre. Il servizio. Dopo lo sprint iniziale da non promossa, il Russi si arrende solo a Diegaro, conquistando l'accesso ai playoff dato il secondo piazzamento ottenuto in graduatoria. Al Bucci arriva un giovane Cattolica che nei playoff si è liberato dell'ostacolo Calcio del Duca. La squadra, ottenuta la fusione l'estate scorsa con il vecchio Cattolica, cerca l'immediato rilancio nelle categorie più consone. E quale migliore esordio se non farlo direttamente con una promozione al primo colpo? Ma vicino i soci non avevano fatto i conti con un Russi, vera rivelazione del torneo proprio con i giallorossi. La partita è spettacolare, con tifo acceso da ambedue le parti. I falchetti, se mai ce ne fosse bisogno, sventolano il loro striscione di riducibili anche sul palo della luce. Il Cattolica invece dimostra che dopo la scorsa e travagliata stagione il feeling con la piazza è stato ritrovato. Via dunque al calcio giocato. Alla mezz'ora il Russi passa, ingenuità difensiva da parte della retroguardia cattolichina con Fabri che calcia a botta sicura ma sulla propria strada trova la mano di Tinti a negargli la gioia del gol. Nell'occasione Tinti viene ammonito e dal dischetto si presenta Bomber Grimellini che non sbaglia 1-0 Russi e via l'abbraccio meritato con la propria curva, dove sono presenti i supporters più accesi che indicano lo striscione
di essere la vera anima della Romagna. Il Cattolica ha il merito di non demordere, la squadra gioca in maniera sfrontata, viso aperto, crea ma non trasforma più ed è rompete le righe quando Pasini, da ex di turno, trova il pareggio da due passi infilando l'incolpevole Casadio. A questo punto il Cattolica prende coraggio ma si fa male da sola in due occasioni trovando come sfortunato protagonista il buon Tommasini. Al 56esimo il solito Fabbri pennella al centro un traversone sul quale interviene in maniera maldestra il giocatore giallorosso infilando il pallone nella propria porta. Ma il Cattolica è giovane e affiato, dimostrando di avere un cuore perfettamente in salute ed ecco che al 71esimo Casolla in versione assistman con la precisione millimetrica mette al centro un pallone che chiede alla testa di Angelelli di essere gettato in fondo a sacco, 2-2 e gioia immensa per gli ospiti. Siamo al photo finish, il pallone scotta e scotta maledettamente ancora una volta il piede di Tomasini che sull'ennesimo cross di Fabbri, deviato questa volta da Babini, tocca il pallone depositandolo nuovamente nella propria porta. A questo punto è tutto vero, i russi ottiene una vittoria sperando in un ripescaggio possibile nel torneo d'eccellenza. Alla formazione di guerra vanno i complimenti, ma anche a vicini e soci che nell'arco di appena 9 mesi tra fusione e feeling da ritrovare con la piazza hanno dato credibilità a un progetto quasi vincente che ha visto spegnersi sul più bello proprio l'ultimo secondo di questo campionato. Mentre i russi risorge nell'arco di 2 anni dalla prima categoria alla possibile eccellenza, non rimane a questo punto che applaudire il lavoro di Dardozzi e compagni. Allora, Renzo, nel servizio ho fatto anche i complimenti a Visino, alla giovane Cattolica che ha fatto la fusione la scorsa estate con il Cattolica e quindi direi che hanno fatto un campionato importante, no? Sono arrivati a giocarsi gli ultimi 90 minuti per ottenere una possibile promozione. Gli vogliamo fare i complimenti anche a loro? Io penso che la giovane Cattolica ha fatto un campionato oltre le aspettative, una squadra che ha sempre lottato dall'inizio fino alla fine per puntare per puntare in alto, non ce l'ha fatta perché ha trovato sulla sua strada due grandissime squadre, vorrei dire il Ligor che ha vinto il campionato e il Russi, veramente due ottime squadre che purtroppo anche a livello, secondo il mio modesto parere, anche diciamo di ingredienti e di formazione forse erano qualcosa in più della giovane Cattolica. E se il Russi con questa vittoria ha un piede in eccellenza, mentre invece per la giovane Cattolica dovrà aspettarsela il prossimo anno. In questo campionato secondo me c'è stato anche alcune delusioni, io tra le quali metterei anche il San Pietro in Vincola, anche se ha vinto questa Coppa Italia, però onestamente era una squadra, una delle favorite ai detti lavori di questo campionato. Onestamente però anche il Coriano, diciamo che in questo campionato è stato, secondo me, sotto alcune delusioni importanti, una del Tropical Coriano e quella del San Pietro in Vincola. Dopo San Pietro in Vincola ha vinto questa Coppa Italia che gli ha permesso il prossimo anno di disputare il campionato di eccellenza. Ok, allora adesso noi ci fermiamo per 2 minuti dando la linea alla pubblicità, rientriamo e poi andiamo a affrontare il campionato di promozione marchigiano. Pubblicità. Ebbene, rientriamo in studio, sono arrivati tanti messaggi. Il primo salutano Alessio Balducci, centrocampista del Pietracuto, lo salutiamo anche noi, salutiamo anche Stefano, suo fratello, che fa i complimenti ovviamente a Luca per la vittoria del campionato, ringraziamo Stefano. Poi arrivano i messaggi anche per Andrea e Giacomo, saluto i grandi alpini, sono in mister, volevo ringraziarlo per tutto e ringraziare squadre e staff per tutto, sono in mister del Bellaria Reciputi, grande gruppo di uomini. Ma grande mister anche, oltre al grande gruppo di uomini, ma grande mister direi. Sì, ma devi rispondere il calciatore. No, io in tempi non sospetto, inizio anno gli avevo chiesto, mister rimani con noi. Lui non si prende, è una persona che non si prende mai troppo sul serio ed è questo il suo bello. E ridendo, no. Però alla fine ci ha quasi salvato e secondo me ha dei grandissimi meriti. Ed è una persona che merita tanto. Mi trovi d'accordo, noi l'abbiamo conosciuto nei nostri studi quando è stato ospite da noi. Bene, qui in mano ho l'albumacco. Come vedete c'è l'albumacco romagnolo, l'albumacco marchigiano, è disponibile anche quello emiliano. Lo potete trovare nelle edicole a costo di 15 euro. Qualora non lo trovaste nella vostra edicola di fiducia potete ordinarlo sul sito romagnasport.com o scrivere direttamente alla redazione di Romagna Sport attraverso l'email presente sul sito ufficiale, lo ricordo ancora una volta, romagnasport.com. Ebbene, adesso dall'albumacco ci spostiamo nel campionato marchigiano, così andiamo a parlare anche del Gabice con il nostro Renzo, ma prima andiamo a vedere il punto della stagione inerente anche al girone marchigiano. Servizio.
La prima volta dell'Ilario Barbara Lorenzini, stesso discorso fatto per la categoria promozione Romagna. Le grandi squadre che vogliono vincere il titolo puntualmente perdono solo 4 partite a stagione. Così è stato per la capolista che ha viaggiato a ritmi alti, 18 vittorie, 8 pareggi, 55 gol all'attivo e 26 al passivo. Seconda migliore difesa del campionato assieme all'Olimpia Marzocca e dietro all'Atletico Alma, ma miglior attacco del torneo. Un testa a testa con l'Atletica Alma che l'ha visto prevalere di una sola lunghezza, 62-61, quando proprio nel fine di stagione si respirava e qualcuno tra brividi e tensioni si è preso qualche rilassamento di troppo, permettendo proprio alla seconda della classe di rientrare in gioco. Accede agli spareggi playoff la Vigor Senigallia, impianto e storia dalla sua parte, lo fa con l'Olimpia Marzocca, campionato diviso su diversi fronti, la linea delle 6, delle 60 lunghezze, toccata solo dalle prime due della classe, quella dei 50 da Vigor Senigallia e Olimpia Marzocca, quella dei 40 da quasi tutte le formazioni che hanno eseguito un campionato di alto e basso livello, parliamo di Moia Vallesina, Passatempese, poi Valfoglia e Villa Musone, mentre Senigallia, Gabice Gradario e Osimana si sono fermati a quota 39, sfiorando la quarta unità, boa che si è conclusa con il nuovo Real Metaura, ferma a 37 punti, mentre Laurentina, Castelfidardo, Audax Piobico e Belvedere sono finite nella zona rossa di classifica, dove le ultime due sono retrocesse di diritto, mentre terz'ultima e quart'ultima accedono ai play-out. Allora, Renzo, questo è stato il punto del campionato marchigiano, un Gabice che si è ripreso alla grande con la cura Angelini. So che tu volevi sottolineare qualcosa, ti lascio a te la parola. Io è chiaro che il Gabice secondo me ha fatto un ottimo campionato, una squadra che essendo una matricola ha fatto bene. Forse lì sono stati bravi i dirigenti, partendo da Mariani, ma io voglio fare un complimento anche al direttore sportivo Bucolo, che veramente ha lavorato bene, ha fatto un'ottima squadra e soprattutto ha avuto anche il coraggio di tenere un po' troppo il mister Cangini. Io l'esonero di Cangini lo considero forse non un esonero per quello che lui ha fatto, perché in 3-4 anni Cangini ha vinto un campionato di prima categoria, di terza. Lui a Gabice ha fatto tutto e ha vinto tutto. Però ormai il suo ciclo era finito, la grande amicizia con i giocatori. Ecco, era diventato quasi per lui una famiglia. Perciò quando c'è questi rapporti, diciamo, di amicizia fraterni tra giocatori e allenatore, secondo il mio modesto parere, poi Frignani lo può anche dire, la squadra ti sfugge di mano. La grande amicizia che hai, hai paura di tenere fuori quello, hai paura di far giocare l'altro, ormai dopo tanti anni che alleni una squadra, probabilmente Cangini, la grande amicizia e il bene che voleva questo giocatore, la squadra gli era sfuggito di mano. Qui Bucolo, il direttore sportivo, ha avuto la forza di aspettare, però a un certo punto ha detto basta, altrimenti io retrocedo. E ha preso questo Bebo Angelini, che secondo me ha fatto delle cose in grande, 21 punti, a 39, ha fatto ben 18 punti, ha preso a 21, 18, fanno a 39, 5 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. Vuol dire che Angelini ha lavorato bene e il 99% rimarrà alla guida del Gabici. Però onestamente, diciamo, ritornando a Cangini ha fatto tutto, è stato veramente un ottimo allenatore, però diciamo, la grande amicizia, la grande familiarità diciamo, tra giocatori e lui forse è stata la sua sconfitta. Ebbene, dopo aver sottolineato anche questo, salutiamo anche la nostra amica Veronica che ritroveremo nella prossima stagione, mi unisco anch'io ai complimenti per l'obiettivo raggiunto dalla squadra marchigiana, ci spostiamo nel campionato di prima categoria, girone H, andiamo a dare giusto tributo alla vittoria di ieri del Pietracuta attraverso il nostro servizio. Pubblico delle grandi occasioni, non potrebbe essere altrimenti. Pietracuta, 2 anni dall'ultima promozione, al secondo colpo cerca di riapprodare nella categoria lasciata dopo gli affanni della precedente stagione e l'amarezza in questa, dove al fotofinish ha dovuto lasciare lo scettro all'Igia Marina, che ha prevalso sui rossoblù. Frignani è alla ricerca della vittoria di Valvarecchia. Se lo scorso anno la squadra aveva perso punti al Bindi, quest'anno lo stadio amico si è dimostrato un importante fortino, ma di fronte c'è un avversario che, seppur battuto 2 volte su 2 in campionato, di mollare la preda non ha proprio intenzione, specie se Passarino dimostra di pungere come la domenica prima a Verrucchio. Ortali gusta la prima promozione alla prima sulla panchina dei grandi, ma il Pietracuta vuole guadagnarsi la posizione privilegiata per il ripescaggio. La solita formazione pazza che vince 3-0 dopo 50 minuti di gara e si complica dannatamente la vita. Deve aver pensato così Frignani, prima che arrivasse in definitivo 4-2, che sancisse una vittoria meritata, ma soprattutto una vittoria di società. Braccio più bello oltre a questo dei giocatori, anche quello col DS Sandro Conte, qui arriva l'ennesima sorpresa. Lasciamone un po' che dopo la bevo. Tutta birra, tutta birra.
La formazione marichese ha fin da subito messo in difficoltà la retroguardia avversaria con il pressing alto che ha affrontato diverse occasioni da rete. Alla prima, bella conclusione verso lo specchio della porta avversaria, il Pietracuta passa in vantaggio. Con il minuto 10, quando Baschetti prolunga per Tazzibaier lungo l'out di sinistra, l'esterno rossoblu serve a centro Fabbri che controlla e supera ad Ercoli con un destro teso e angolato. La gioia di Fabbri è incontenibile ma anche meritata per uno dei giocatori più importanti della rosa. Ancora Tazzibaier e Fabbri si trovano al minuto 18 con il centrocampista che appoggia per la corrente Fratti, centravanti locale spara un fendente che sibila poco sopra la traversa. Sono passati appena 5 minuti quando il bomber pietracutese ex Coriano da fuori aria finta l'assist e lascia partire un preciso pallonetto che si sacca nell'incrocio dei pali alla destra di Decoli. Gol da Cineteca, da pazzi sembra dire Fratti rivolto alla tifoseria locale che merita sicuramente il replay. Il mistero è tramortito e rischia la goleada. Minuto 24, Tazzibaier manca di un soffio alla conclusione della vicinata sul cross di Tani ad un metro dalla porta. Ancora Tazzibaier al 32esimo prova a sorprendere Dercoli con un pallonetto che esce al lato. Tre minuti più tardi il portiere ospite ci incisca con la palla tra i piedi ma scivola cedendola a Tazzibaier che però tarda la conclusione nella porta spalancata favorendo il recupero di Dercoli. Allo scadere di frazione si vede Misciani in fase offensiva con un sinistro di Urbinati che esce alla destra di Lasagna. La ripresa si apre con la terza marcatura locale, dal corner proveniente alla destra la palla carambola tra le gambe dei giocatori e rimbalza nel cuore dell'area dove Amadei, approfittando della conclusione sbagliata di Braschetti, infila l'incolpevole Dercoli raccogliendo gli abbracci dei compagni. Il Pietracuta insiste, Tazzibaier entra in area di rigore ma calcia al lato. Il discorso sembra chiuso ma il Pietracuta comincia a pagare l'enorme sforzo prodotto soprattutto nel primo tempo cedendo campo a Misano che ne approfitta. Olivieri al 50esimo pesca il taglio di Meluzzi che si presenta tu per tu con la Sagni ma il portiere locale ne respinge distinto la conclusione ravvicinata. Due minuti più tardi lo stesso la Sagni è attento sulla deviazione sotto porta ad opera di Baldini. La mattonella non aiuta gli ospiti che da calcio piazzato peccano di precisione o chiamano semplicemente la foto l'esperto Lasagni. Passarino di testa al 63esimo e Olivieri di piede al 72esimo superano due buone occasioni spedendo fuori dalla porta. Prove del gol che arrivano da Benedetti ma Lasagni blocca prima di arrendersi quando Zamagna non sbaglia. Quattro minuti più tardi si avventa su una conclusione di Passarino ribattuta scaricando un sinistro fulmineo all'incrocio dei pali. Gli ospiti si rianimano e sfiorano ancora la marcatura con Acquarelli che da fuori aria impegna Lasagna in una difficile parata in tuffo. All'ennesimo cross spedito nel cuore dell'area, il Misano accorcia ulteriormente le distanze con Passarino che si fa trovare pronto sul secondo palo per appoggiare comodamente la palla nella porta sguarnita. A questo punto è il Pietracuta ad avere paura, ma la rete, la vicinata di Alessandrini, mette ancora i locali in una situazione di sicurezza. All'88esimo, il non entrato trequartista locale intercetta un cross di Fabbri, ma la sua conclusione a rete viene deviata sul palo da Dercoli e sulla respinta è ancora Alessandrini più lesto a dissaccare di testa. Nel finale, i locali potrebbero dilagare con la conclusione sotto porta di Luca Grossi, che termina alta, e l'azione solitaria di Balducci, che salta anche il portiere avversario e calcia verso la porta sguarnita, ma un difensore misanese respinge sulla linea. Il tutto, pochi attimi prima, del triplice fischio e dà inizio alla giustificata esultanza del Pietracuta, con Frignani, che ora può finalmente ritenersi soddisfatto, e con Balducci, che può togliersi il famoso sassolino dalla scarpa. Dietro di grande livello e dei giocatori di questo livello che ti seguono con tutti, l'allenatore purtroppo deve fare delle scelte, non sono contenti a volte gli 11 che giocano, pensate a quelli che vanno in tribuna, noi 25 eravamo all'inizio, abbiamo finito in 24, tutti gli allenamenti, anche questa settimana sempre sul pezzo, chi arrivava anche tardi al lavoro perché non voleva mancare, gente che faceva chilometri, quindi ragazzi penso che se lo merita in primo luogo la società e i giocatori, l'allenatore è una componente minimale. Con Alessio Balducci si è nato a pochi chilometri di distanza da Pietracuta, vincere. Quindi... Ma quasi tutto l'anno l'hai fatto! Che cazzo vai?
Allora, oh, lui l'ha fatto. La vostra emozione, la vostra emozione. Che emozione, qui, qui guarda, più ti festeggia. Andiamo! E che emozioni! Emozioni incredibili, questi ragazzi, cosa vuoi dire? Questi ragazzi, tutti i giorni qui, tutti i giorni. Abbiamo meritiamo casa, tutti i giorni. Abbiamo visto Luca Frignani emozionato, diteli qualcosa. Un grande mister, sta passione, sta passione. Siamo stati lì fino alla fine, purtroppo il calcio... Uno vince, uno perde quando si arriva lì lì. Sono stati onore e Ligea, non rispondiamo alla loro provocazione. Penso che l'abbiamo dimostrato oggi sul campo, perché siamo partiti fortissimi. Un grande gruppo, e abbiamo fatto una grande stagione, dal primo al trentesimo ce lo meritiamo, compreso il mister, la società e tutta. Complimenti dunque al Pietracuta, veramente complimenti Luca. Non l'ho messo nell'intervista perché volevo fartelo dire questa sera in diretta. La cosa più bella, te l'ho detto anche ieri a fine partita, è stato l'abbraccio tuo con Sandro Conti, salutiamo, ma anche i complimenti da parte tua, perché hai sempre detto di avere dietro una grande società, no? Sì, è vero. Come ho detto ieri, l'abbraccio con Sandro e l'abbraccio con la società. Con Sandro praticamente ci sentiamo tutti i giorni, quindi abbiamo una veduta del calcio praticamente identica, quindi anche nei momenti difficili, perché diciamo è facile nei momenti dove si vince essere uniti, ma noi eravamo sempre stati chiari, determinati, avevamo il nostro obiettivo, lavoravamo con la società quadrata, quindi l'abbraccio di Sandro principalmente è l'abbraccio a un amico, perché in 2 anni ormai siamo diventati una famiglia, tra virgolette, e logicamente i risultati fanno la differenza, ma lì si è visto l'abbraccio con Sandro, c'è stato l'abbraccio con Podeschi, con Paolini, con tutti i dirigenti, anche col magazzino e col custode, perché come ha detto i ragazzi, dal 1 agosto fino a ieri praticamente siamo sempre stati a lavorare a testa bassa, e merito a Ligea che ha vinto. E ha vinto anche la Coppa, però un merito va anche a noi, perché purtroppo il regolamento dice che ne va su una, ma in questo campionato era un livello, secondo me, alto negli ultimi anni. Noi siamo arrivati secondi, abbiamo buttato via, tra virgolette, perché secondo me avevamo la qualità per portarlo a casa il campionato a 180 minuti dalla fine, ma... Prima l'aveva buttato via Ligea, perché a gennaio, febbraio aveva 7 punti più di noi, quindi siamo riusciti a passargli davanti di un punto, però sul più bello abbiamo pagato lo scotto di una partita, quelle che potevi giocare fino a mezzanotte, ma non sarebbe mai entrato quella con Real Miramare. Ti faccio rifiutare un attimo, perché da grande appassionato di calcio che ti conosce molto bene, Riccardo Giannini ha voluto preparare una top 11 di questo girone. Allora ascoltiamo proprio i suoi consigli e poi torniamo su di te, perché ho le ultime domande e poi spazio a Baldisseri per il calcio mercato. Top 11 a cura di Riccardo Giannini. Top 11 della prima categoria, schierato con il 4-2-4. Tra i pali Jacopo Rossi dell'Igea Marina, si conferma un big assoluto, ultimo baluardo della miglior difesa del girone H con sole 21 reti al passivo. Terzino destro Fabrizio Cupi del Nova Feltria. Stagione con più scuri che chiari in casa Nova Feltria, ma il rendimento dell'esperto esterno, impiegato sia a destra che a sinistra, è di primo piano, con 8 reti, tra le quali un colpo di tacco rifilato lo Junior San Clemente. Difensore centrale Lorenzo Ugone del Granata. La squadra cesenate ha mostrato la sua forza e compattezza, merito anche di una difesa imperniata sul roccioso centrale Scuola Cesenatico, autore di 4 reti, una garanzia nei duelli aerei. Difensore centrale Franco Zanotti, Igea Marina, cresciuto nel vivaio del Bellaria, 28 anni, è stato il leader difensivo dell'Igea, aggiungendo 5 reti pesanti nella corsa promozione. Terzino sinistro Andrea Genghini del Verucchio. Arrivato in estate dal Sant'Ermete, il 24enne ex Delfini ha messo in mostra qualità da categorie superiori, ottimo crossatore e abile negli inserimenti offensivi. Centrocampista centrale Andrea Foschi del Granata. Roccioso centrocampista classe 87, un altro dei giocatori imprescindibili negli schemi di mister Cantoni per le qualità nel gioco aereo. Il Kuchka del Granata chiude con 7 reti. Centrocampista centrale under Alberto Del Prete Sant'Ermete. Stagione non brillante dei verdi del presidente Martino, ma il jolly di centrocampo ha confermato le sue qualità, giocatore da cui ripartire nel prossimo campionato.
Esterno offensivo destro, Matteo Bellavista, dell'Igea Marina, ripescato dalla seconda categoria, ha dimostrato di essere giocatore che merita ben altri palcoscenici. Incontenibile sulla fascia, dribbling, velocità e 13 reti che hanno contribuito alla vittoria del girone H. Attaccante Gianni Fratti, Pietracuta, si ferma per così dire a 22 reti, punto di riferimento della manovra come finalizzatore ma anche per il prezioso lavoro di sponda, tecnica sopraffina, fiuto del gol, immutato. Attaccante Emilio Benito Docente, Real Miramare, il re dei bomber con 23 reti, l'attaccante ex Rimini ha trascinato un Real Miramare che ha vissuto di alti e bassi, rapidità e facilità di esecuzione al tiro negli ultimi 16 metri. Esterno offensivo sinistro Federico Passarino del Vismisano, esterno offensivo di ottime doti tecniche, 14 le reti realizzate in questo campionato. In panchina partiamo da altri due giocatori del Verucchio, Alessandro Maggioli, portiere, e il difensore centrale Gianluca Colonna, a centrocampo un under Gianluca Benedetti della Vismisano. Due esterni offensivi per la nostra panchina, Ivan Tani del Pietracuta, Paolo Morri dell'Igea Marina, under, pescato dalla giovane Cattolica e subito decisivo, ideale alter ego di Bellavista, con il quale ha fatto sfracelli. Attaccanti di riserva, Francisco Alilai del Pietracuta e Alessandro Brisigotti dello Spontricciolo, due atleti con qualità tecniche nettamente di categoria superiore. Allenatore Gabriele Vanni dell'Igea Marina. Allora Luca, siamo alle battute finali. Quanto ti ha agevolato giocare con un bomber come Fratti? Sicuramente... Gianni è un terminale che è di categoria superiore, come tanti altri attaccanti in questa categoria. Abbiamo visto Docente, Passarino, tutti i giocatori che penso che in prima categoria c'entrano poco. Sicuramente è un finalizzatore importante, però la squadra deve fare gioco, il finalizzatore è fondamentale, ma penso che noi abbiamo fatto, mi sembra, 12 gol a Lilai anche, e 8 Tani, 5 Tazdebae, quindi penso che abbiamo chiuso con i 4 di ieri a 60 gol. 60 gol in 31 partite è una gran media. Ci è mancato qualche gol in meno preso e comunque dei 60 fatti ne abbiamo sbagliati almeno il triplo clamorosi, e questo ci ha permesso di fare un po' troppi pareggi. Ti va dato merito perché hai risollevato tre giocatori che lo scorso anno non si erano espressi nel migliore dei modi. Ti faccio i nomi: Balducci, Alilai e Tazibai. Quanto c'è di tuo in questo diciamo, rinascere di questi tre giocatori? Ma no, loro avevano fatto un pochino meno bene l'anno scorso perché io non li conoscevo, loro non conoscevano magari me nel metodo di allenare, avevamo... diciamo delle idee diverse. Quest'anno abbiamo puntato, perché è vero che noi abbiamo preso Fratti, Lasagni, Fabbri e Rabi, però abbiamo anche fatto crescere e portato in prima squadra 6 juniores, e infatti il futuro c'è stato, e logicamente il merito va a Tania che è esploso, a Lilai, a Balducci, gente che penso che gli allenamenti forse ne ha saltato uno nell'arco di un anno, soprattutto Tani e Balducci. Il Tani non è una crescita casuale, Tani è il primo che si applica e l'ultimo a andar via, cioè noi andiamo negli spogliatoi, lui lì addominali e altre cose, quindi lui è partito quest'anno con una carica diversa, incredibile, quindi il merito va ai ragazzi, come ho detto lì, e alla società, perché a Pietracuta si sta da Dio. Facciamo i complimenti a Ligia che si è aggiudicata la Coppa. Ricordiamo Renzo, carrellata di calciomercato, vai. Io adesso lo spazio è poco, ma io vorrei fare anche una domanda. No, siamo in ritardissimo, vai con il calciomercato e poi passiamo a Sport Up, per piacere. Okay, prego. Allora, ecco le bombe di mercato, Simone Lilli è il nuovo allenatore della Marignanese, così pure Omar Lepri potrebbe essere il nuovo tecnico della Fiorentina. Come sappiamo, a Coriano il nuovo direttore sportivo è Cipriani, è stato riconfermato il mister Zagnoli, ma Cipriani vorrebbe portare con sé a Coriano Matteo Stanco, centrocampista del Morciano, e l'attaccante Ferrabigoli, ex Ronco, mentre il portiere Celato potrebbe accasarsi alla Marignanese. Così a Coriano potrebbe far ritorno il portiere Leiardini. Il posto lasciato da Leiardini nella Fiorentina andrebbe a occuparlo il portiere Mignani, il giovane portiere del Rimini, che probabilmente il prossimo anno indosserà la maglia della Fiorentina. Ecco, diciamo, queste sono le prime bombe di questo calciomercato.
Bravissimo, ti faccio i complimenti Renzo, tra poco ti faccio dire nella seconda parte anche quelli inerenti a Rimini Calcio. Siamo addirittura d'arrivo, rimanete con noi perché c'è una puntata bellissima di Sport Hub, davvero da gustarla, con i popcorn, patatine, Coca-Cola e tutto. Ringrazio Giacomo Alpini. Grazie Daniele, grazie a tutti, ci vediamo a settembre, ciao. Grazie al mister e complimenti di nuovo del Pietracuta, Luca Fregnani. Grazie, grazie a voi. Grazie al centrocampista dei Bellari, ti fa onore essere qui stasera, Andrea Renzi. Grazie, grazie a te. E Renzo, noi ci ritroviamo tra poco. Grazie ancora, Renzo. Buonasera a tutti. Buonasera. Sport Hub, grazie ancora. You,